Finalmente una storia di buona sanità. Il giornalista Ciro Montanari ce la racconta in prima persona dopo la sua recente degenza all'ospedale di Senigallia per una malattia. Sono vittima di cerebellite parainfettiva, per dirla in termini più pratici, di una infezione al cervelletto. Ho rischiato di brutto, ho rischiato anche conseguenze molto peggiori. Nonostante sapessi che tutti gli esami erano negativi, c'era il terrore che qualcosa di molto pericoloso, qualcosa di molto grave stesse covando dentro di me. Chi mi ha aiutato a superare quei momenti? Sono stati i medici, sono stati loro che mi hanno sempre spiegato con parole semplici e soprattutto con tanto, tanto sostegno morale e psicologico che dovevo essere forte per riuscire a uscire da quel momento. Ci sono riuscito, soprattutto sono riuscito ad alzarmi dal letto dopo 9 giorni terrificanti in cui non muovevo praticamente più neanche un muscolo su quel letto di ospedale. Ci sono riuscito con la testardaggine, con la caparbia e soprattutto con la forza che mi hanno trasmesso. In quel momento è stato aperto questo ricordo, è stata aperta una finestra della camera vicino, io ho sentito l'aria fredda che veniva da fuori e in quel momento ho capito di essere vivo, in quel momento ho capito che la vita è una cosa meravigliosa, in quel momento ho capito quanto è fondamentale l'apporto del personale medico, non soltanto quello veramente dei medici, ma anche quello del personale infermieristico che ti assiste 24 ore su 24. Non è una cosa detta tanto per dirla, accade davvero, li puoi chiamare in qualsiasi momento e loro arrivano sempre con il sorriso sulle labbra per venirti incontro anche per una semplice cosa. Ma la storia di Ciro Montanari è iniziata, diciamo, una settimanella circa prima del ricovero, con prima dei dolori ad un braccio, dolore al collo, quindi vomito e piano piano disturbi della deambulazione che hanno portato proprio a una difficoltà quasi, anzi a un certo punto un'impossibilità a deambulare per un importante problema di equilibrio. Il tutto era stato preceduto da un prolungato episodio febbrile con febbre alta. È vero che la sanità oggi fa acqua da tutte le parti, spessissimo sentiamo parlare di tagli, malgrado tutto i pazienti si sentono ancora ben curati. Oltre ad avermi spiegato tutto, mi hanno aiutato moralmente, mi hanno aiutato psicologicamente, mi hanno aiutato a superare con la forza e con la determinazione che ci voleva un momento assolutamente complicato della mia vita.